Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Sattarelli, vi parla dall'altra di lavoro, da Cassino. E questa sera staremo insieme per parlare di arte, di musica, di cultura identitaria. E parleremo con un ospite molto particolare che mischia la sua attività, naturalmente per passione, è parallela a quella sua principale, tra essere musicante e tra essere ricercatore. Ma come nostro solito ci facciamo anticipa anticipiamo l'ospite con un breve video. Madonna Paolina, avete visto questo video musicale, di musica popolare, dei Taranta Terrei e parleremo con uno dei suoi componenti, se non addirittura credo che sia anche un fondatore dello stesso gruppo. E di chi parlo? Parlo di Nico Vescuso. Ciao Nico, come stai? Domenico Vescuso, ma Nico per gli amici. Ciao, ciao, sì, sono contentissimo di partecipare a questa trasmissione, anche perché ho sempre avuto come scopo primario quello di divulgare il nostro lavoro di ricerca, nato per passione, nato per degli incontri eccezionali avuti con gli anziani della nostra terra, e quindi sono contento di partecipare. Poi qualsiasi cosa che Come si fa? Certo, diremo è legata alla mia esperienza diretta, quindi vi racconterò un poco di quello che è stato il mio amore verso questa terra. diciamo che come per me, per noi, come per tanti, iniziato per passione, poi è diventata quasi una missione, insomma. E Sì, quindi io è vero. ti voglio dire una cosa, pure tu vieni dalla terra di lavoro, e se vuoi parlare in lingua laborina, possiamo parlare. Se vuoi parlare in italiano, parla come ti pare. Noi qua ci sembra abituato a parlare come ci sentiamo a parlare, perché la lingua laborina sarebbe la lingua della terra di lavoro, che era la provincia più antica d'Europa. Tu sai, la nostra associazione identitaria Alta Terra di Lavoro si ispira a questa provincia. E noi ci siamo conosciuti adesso, cioè poche ore fa, pochi giorni fa, si può dire, perché grazie al programma che ho fatto con Lello, mi ha parlato del vostro ricerca, ci siamo, io ho chiamato subito e ecco qua, siamo adesso insieme per parlare di te, di voi e della tua terra. Innanzitutto dimmi come inizia questo tuo rapporto con la musica popolare, cioè come ti trovi a fare il musicante, il musicista, il ricercatore, innanzitutto, poi ricercatore lì me ne parliamo dopo. Sì, tutto inizia con l'incontro di alcuni amici con i quali condividevamo diciamo, il piacere di suonare, ma così come degli amici che vogliono solo divertirsi. Che poi questo spirito si concretizza
coniuga perfettamente con l'amore verso la nostra terra. Perché? Perché il divertimento, lo stare insieme, la condivisione, lo stare bene insieme con i valori legati anche al tempo che fu, che però oggi ci sono ma sono nascosti e dovrebbero essere ripresi, ci ha legato, ci ha fatto stare insieme e abbiamo scoperto piano piano il piacere di suonare insieme. Però che cosa? Allora, ognuno di noi aveva dei bagagli culturali pregressi, però quello che poi abbiamo visto, anche perché io sono degli anni 60, sono nato nel 68, abbiamo visto che proprio nel periodo in cui siamo cresciuti c'era fondamentalmente un richiamo alle radici, le radici della nostra terra, intesa in maniera generico e globale, cioè verso i nostri prodotti, verso diciamo le produzioni intese sia dal punto di vista contadino, ma anche dal punto di vista di quello che erano le tradizioni locali, che potevano essere legate a fenomeni religiosi, ma anche a fenomeni di carattere pagano e soprattutto anche per alleviare un po' la fatica dei campi. Allora ci siamo avvicinati ad ascoltare più che altro quello che ci veniva raccontato dai nonni, che non erano solo storielle, ma erano anche canti molto belli, ricchi di passione, di pathos, di storie, ricche di situazioni di vita vissuta. E però in un primo tempo, proprio perché c'era una forma anche di considerazione di secondo piano verso questi canti, c'era sempre da storcere un po' il naso e dargli poco peso. Invece poi, divertendoci a suonare questi canti, questi piccoli brani che venivano raccontati dai nostri nonni e dai nostri amici contadini, ci siamo un po' messi alla ricerca, anche perché in quel periodo, poi, quando noi ci siamo messi insieme, c'era già un lavoro di recupero che veniva fatto dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare, che guarda caso ha le origini proprio tra la terra napoletana e la terra casertana, e quindi noi ci siamo incuriositi ancora di più. Però questo ha fatto sì che noi potessimo un po', tra virgolette, percorrere lo stesso percorso della Nuova Compagnia di Canto Popolare con il recupero di questi brani che loro proponevano. Ma la nostra curiosità poi è andata ad approfondirsi soprattutto sul fatto che le ricerche fatte da questo gruppo così famoso negli anni 70 ricadevano anche sulla terra casertana, che fino a quel momento sembrava quasi sconosciuta da questo punto di vista coreutico musicale. Cioè, in effetti, la nostra terra, che poi era la terra Felix, la Campania Felix, questa terra felice, era la terra dove si lavorava, e quindi forse era più ricca la nostra terra di tradizioni popolari rispetto poi a tutta l'area partenopea, anche se l'area partenopea ha tinto e viceversa dal nostro territorio. E quindi ci siamo messi un po' a fare delle ricerche, e quindi anche a capire bene che percorso avesse fatto questa musica popolare, questi canti popolari e questi balli popolari. E da lì è nato tutto questo percorso che ad oggi potrei raccontare milioni di aneddoti di quello che è stato trovato. Dimmi. Nico, e niente, devo dirti che tu parli di Casertano, Campania Felix, ma poi non dimentichiamo che poi questa terra è diventata terra laboris e terra di lavoro, che inizia, certo, inizia a Sora, Fondi e finisce a Nola, arriva fino alle porte di Napoli, arriva fino a Vico Equense, pensa. Quindi sì, quando si parla di Cicciano, già a Nola parliamo di terra di lavoro. Sì. Napoli ha sempre attinto è sempre stato questo, Napoli ha sempre attinto dal suo territorio, soltanto che tutto quello che arrivava a grezzo dal suo territorio, quindi che loro chiamavano i Napoligni, sì, e loro lo trasformavano in diamante finito. Questa è la loro grande caratteristica, è una civiltà universale, una cultura universale, quindi noi abbiamo dato tanto come terra di lavoro a Napoli, sì, e Napoli ce l'ha ridata in maniera finita, in opera d'arte compiuta. Sì. Diciamo sì, questo, che noi diamo il bello a Napoli e Napoli lo trasforma in sublime. Quando sì, per
per bello si intende dove il limite sta nell'oggetto, mentre invece poi il sublime, il limite sta nel soggetto. Un concetto filosofico un po' particolare, ma spero che possa far capire. Ma tu che zona di lavoro? Che zona, allora, io sono parzialmente di origine casertana doc, perché mio padre era di Tuoro di Caserta, che è una frazione. Il paese di Ferdinando Gentile. Perfetto, il paese di Ferdinando Gentile. E invece mia mamma è dell'area beneventana, parliamo del confine, quindi... E stiamo parlando di Basilice, che è un paesino praticamente a nord di Benevento, e quindi diciamo le mie culture si sono un po' miscelate, però posso rivendicare un'origine napoletana doc, perché mia nonna, la mamma di mia mamma, era napoletana col cognome Berlingieri, tipico della città di Napoli, e dalla quale poi ho attinto anche tante piccole canzoncine a mo' di filastrocca, che mi sono servite anche per partire da un percorso. Cioè io da piccolo ascoltavo canzoncine napoletane e canzoncine della tradizione, come anche la famosa Cicerinella, che mia nonna, essendo napoletana, la ripeteva. Cicerinella, ormai si sente pure a Capo Nord. Però è chiaro che in quel momento, quando ascoltavi queste canzoncine, gli davi un peso quasi inutile, e invece poi ti accorgi che hanno una storia che è infinita. Però quello che mi preme dire è che, ripeto, l'area partenopea ha sempre un po' ombreggiato sia Caserta, sia Avellino, sia Salerno e tutto il resto delle province. Però ombreggiando questa provincia, quella di Caserta, purtroppo non ha messo in evidenza delle caratteristiche spettacolari, come ad esempio la capacità di una stessa provincia di avere mille sfaccettature anche dal punto di vista delle tradizioni popolari. Perché se noi ci avviciniamo a Napoli abbiamo delle tradizioni, se ci avviciniamo all'area pedemontana come la zona di Piedimonte Matese abbiamo altre tradizioni che si avvicinano anche addirittura a quelle greche. Se andiamo nell'area dell'entroterra, quindi parliamo di Sessa Urunca, fino ad avvicinarsi a Cassino, alle vostre terre, abbiamo ancora altre tradizioni. Se ci avviciniamo al mare, ne abbiamo ancora delle altre. Allora, queste nostre ricerche svolte su tutto il territorio, grazie anche a tanti amici, non è che l'abbiamo fatto solo noi come un'associazione, noi innanzitutto mi premeva sottolineare che noi facciamo parte di un'associazione culturale, si chiama l'Isola di Caserta, che dalla quale sono partiti tanti amici che hanno raccolto del materiale. Quindi questi amici ci hanno permesso di conoscere tutte le tradizioni, almeno una buona parte di queste tradizioni, di questa variegata terra di lavoro che è ricchissima di tantissimi tipi di canto, di ballo e anche di tradizioni religiose pure. Sai, dico, la terra di lavoro è la provincia più antica d'Europa, la più centrale del Mediterraneo, sì. E quindi c'è una promiscuità etnica che fa impressione. Sì, quindi, poi anche una posizione strategica, sì, anche, sì, il per quello. Anche infatti, il passaggio sì. Sia del mito micelico, cioè di San Michele, che comunque passa attraverso da Roma fino a Benevento, fino ad andare nel Gargano, e quindi addirittura io sono proprio originario di Maddaloni, dove apparteneva alla vecchia Galazia, quindi immagino un poco, era proprio un crocevia, cioè si andava verso la Calabria e si andava verso Roma. Calcola che l'altra terra di lavoro dove sto io, la zona mare, dove è nato pure io, sono di Sessa, anche se abito a Cassino, però mio padre è nato a Suglio di Castelforte. Lì c'è il greco, parliamo il grecanico, praticamente parliamo della zona dei Monti Ausoni, dove sono arrivate le prime immigrazioni dopo la distruzione di Troia. Certo, allora quindi poi, la nostra poi ci sono stati, da me a Suglio sono stati neoplatonici, quindi greca proprio. Quindi sì, parliamo di la nostra terra è stata attraversata da quasi tutti i popoli, possiamo dire. Anche per questo un'altra nostra caratteristica è stata quella di scoprire, non proprio solo noi, ma anche altri amici, di scoprire che abbiamo anche avuto dei miscugli di tradizioni canore e anche con i celti, sì, la celtica sta da queste parti. Calcola che tu stai
tu stai a Maddaloni, Maddaloni sta vicino a Capua, Capua è una città etrusca. Sì, per dirti. Allora questo fatto qui ci ha fatto proprio innamorare, però una cosa che devo sottolineare è che noi abbiamo iniziato con delle cover, perché poi c'era la moda della nuova compagnia di canto popolare, però incontrando persone competenti come dei critici musicali, come c'è un nostro amico di Napoli che aveva suggerito: ma perché fare cose della Puglia o fare canti della Calabria o fare canti di Napoli quando voi potete riproporre o perlomeno scoprire, attraverso sia l'utilizzo di strumenti tradizionali ma anche attraverso il modo di cantare, caratteristiche tipiche della vostra terra? E lì è scattata la molla, cioè là è scattata proprio la molla, cioè là abbiamo capito, dice: scusate, ma io non sono pugliese, posso mai cantare una pizzica pugliese? Sì, la posso cantare, però non ne ho un'identità vera e propria, però posso cantare un canto tipico di Maddaloni o un canto tipico di Caserta o un canto tipico della zona territoriale che mi appartiene, anche perché è inutile nascondere che il contatto con la terra ce l'abbiamo noi, cioè i nostri piedi restano a contatto con la terra che, in cui vivi, e le comunicazioni avvengono proprio direttamente sul nostro corpo. Allora io posso mai cantare in calabrese se non sono calabrese? Sì, posso farlo, ma non sono identitario in questo. Sei un ospite della Calabria. Perfetto. Allora abbiamo capito che dovevamo cercare di concentrare la nostra attenzione soprattutto ed esclusivamente, non per forza, ma esclusivamente per recuperare la memoria, sulla nostra terra. Ecco perché il libro che poi è nato era proprio... L'attenzione va sui canti popolari per la bellezza e la poesia di questi testi, però era proprio quello di dire: io sono di terra di lavoro, ma perché non devo mettere in evidenza? Anche perché il grande Roberto De Simone, grande perché è stato un grande intuito, è stato colui che ha capito l'importanza storica di questi nostri testi. Allora diceva: sì, c'è questa importanza della canzone popolare, delle tradizioni popolari, però c'è anche, e lui ha scritto proprio un libro, una disordinata storia della canzone popolare. Cioè, in effetti, c'è un disordine enorme. E anche qui è scattata un'altra molla. Perché non accomuniamo tutto quello che è stato trovato, è stato scritto da amatori, da professionisti, da etnomusicologi? E perché non lo mettiamo insieme come una forma enciclopedica, come un calderone, come un grande almanacco, come un contenitore? E lì gli esperti, sempre i lettori, i curiosi, gli appassionati, possono prendere, attingere informazioni e creare un ordine da questo punto di vista. Cioè capire veramente se si parla di un canto popolare, perché si faceva a Pignataro Maggiore, però lo stesso testo lo ritroviamo anche a Sessa Orunca, e perché aveva delle sfaccettature completamente diverse, e perché quel canto si faceva in quel modo, e perché era legato a quella processione, e perché veniva fatto soprattutto in quel periodo. Allora, questo significa mettere ordine, e questo ordine ci serve per approfondire la conoscenza, che è una cosa fondamentale, non è una cosa da sottovalutare. Cioè il disordine non ti porta ad avere una linea di condotta verso una verità. Però non tu sai, oddio, ambire alla verità non è semplice. No, non una verità assoluta, una verità nel senso che ci può dare delle informazioni tali da poter diventare padroni di quell'argomento. Se no, a finire che parliamo. Io per esempio apprezzo tantissimo i gruppi nuovi che fanno riproposta. Però suggerirei, ma questo lo dico prima a me stesso, suggerirei di approfondire certe conoscenze e non di proporre delle cose solo perché c'è moda o c'è un modo di fare nuovo o che non ci sta niente da dire, allora riproponi una cosa. Ma per riproporla, così come in tutti i campi lavorativi, devi averne conoscenza. La musica popolare
per definizione, comunque, nel momento in cui tu la devi divulgare, devi ordinare, ma per definizione tu mi insegni che tutto quello che è popolo e popolare è disordine, è anarchia, è creatività, e quindi la creatività non sempre si incanala nell'ordine. No, E io parlo soprattutto di una riproposta. La sì, riproposta deve essere divulgazione. fatta in maniera coerente, non. Infatti, divulgazione, certo. È come se tu dovessi, è come se tu fai un libro, devi mettere un indice, se no come fai? Per chi vuole apprendere e studiare, ci mancherebbe E a altro. questo proposito voglio proprio raccontare un aneddoto che può spiegare Come meglio no? quello che, il concetto che volevo esprimere. Allora, io ho la fortuna, grazie al mio lavoro di massofisioterapista, di incontrare tantissime anziane, tantissime, e quindi è stata una fortuna. Nella mia storia, e parlo di più di 10-12 anni fa, incontrai, e lo dico sempre ogni volta che suoniamo o ci divertiamo con gli amici, incontrai Filomena Gallo, una signora anziana che si ruppe il braccio. E la chiamavano, incontrano Masacatore, perché un marito teneva la sega ricchi. Questa signora, visto che mi sentì cantare, canticchiare delle canzoni popolari, e quando è bella la padrona mia, quando si mette la gonnella nuova. Quando lei l'ascoltò, cioè queste espressioni che io ripetevo, ma lo facevo a mo' di provocazione per vedere se qualcuna delle anziane potesse conoscere queste cose, lei non solo me la ripetette in maniera precisa, ma addirittura me la cantò con tante strofe. Allora io, incuriosito, dissi: signora, ma come mai voi? Mi Ti si è decreato proprio. sono decreato perché ad oggi la signora Filomena Gallo, buonanima, mi ha dato 18 canzoni con più di almeno 4 strofe per canto. Io la registrai, ebbi la fortuna di registrarla e cantavo in maniera divina. E mi spiegò perché. Lo sto dicendo per due motivi. Uno, perché lei, nonostante avesse avuto due ictus, riusciva a dirmi: io mi ricordo tutti i cosi primi, i cosi mo non mi ricordo più. E quella è una caratteristica, quella E c'è maledizione. una cosa particolare, perché cioè che lei aveva vissuto con tanta passione e amore quello che era il precedente e se lo ricordava, secondo me, fino alla morte. Quello che stava vivendo nella sua vecchiaia, se ricordava poco e niente, perché era solo sofferenza e quasi un po', diciamo, questa nostra vita frenetica non ti fa mettere in memoria niente. Poi un'altra caratteristica di questa anziana, che quando lei mi cantò la canzone dell'Uccello Grifone, che poi non si chiamava la canzone Uccello Grifone, ma lei la chiamava Cacciatore. Mi raccontò sta favola, io le dissi, sorridendo, dicevo: ah, boh, signore, che so che le fussari. Lei, con molta serietà, mi disse: Uir Rita, queste sono cose vere. Allora lì mi fece capire che quello che noi magari vogliamo scoprire, vogliamo fare, anche per divertimento, per lei era la vita di tutti i giorni, la trasmissione di notizie, seppur vere o non vere, seppur legate diciamo, a fantasia o a realtà, per lei era la sua storia, la storia della sua vita, legata a tradizioni, a leggende, a favole, a racconti, però era la sua realtà, che io non avevo rispettato sorridendo oppure ironizzando. E anche lì capì che dietro ogni tipo di canto o di racconto popolare c'era Un mondo, un un mondo. mondo e una profondità storica, una profondità, un contesto storico che non è più nostro, non ci appartiene più. Ecco perché invito i nuovi gruppi e coloro che ripropongono la tradizione popolare, i canti popolari, le leggende, le storie, di approfondirla, di impararla e di rispettarla. Non che tutto fa bror. Quello è il senso del discorso che facevo prima. Non è Lo che. so, sono pienamente d'accordo con te, però mo mi ha da fare di pezzo, mo. La Sì, signora allora proprio proprio non mi ha la ascoltato niente. proprio Filomena Segadur, proprio Filomena Segadur mi fece praticamente ascoltare a canzone. Allora, lei, essendo di San Nicola alla Strada, vicino Caserta, comunque c'è la. Partecipavano alla festa di Sant'Anna, no? Che è la protettrice di Caserta, e lei mi raccontò: guardate, ma voi a Sant'Anna, cioè, lei diceva la canzone di Tre Figlioli, i Tre Figlioli Sant'Anna, che poi sarebbe la famosa casa di Sant'Anna a Sant'El,
che sta a via Mazzini a Caserta, e lei mi disse: quella canzone veniva fatta proprio in onore di Sant'Anna, perché mi raccontò, cioè lei poi, tra parentesi, non è che la cantava la canzone, che la raccontava, ma la cantava e la raccontava. Allora, che cosa disse? Disse che addirittura che la canzone veniva fatta, che poi qua c'è da fare tutto un percorso storico, perché questa canzone poi oggi trovate pure nella zona vostra della Ciociaria. Non esiste Ciociaria, voglio... Oggi geograficamente troviamo la Ciociaria. No, oggi geograficamente provincia professionale, ma altra terra di lavoro. La Ciociaria è un'invenzione di Mussolini. Va bene, sono d'accordo con te. Quindi lei mi disse: guarda, che questa canzone è legata alla leggenda, che poi non è una leggenda, io dico leggenda, ma lei diceva che era una storia vera, di queste donne che morirono, queste, diciamo, zitte, queste donne zitte, io tengo proprio il racconto fatto da lei, non tenevano come pagavano bisogno di casa, e quindi a mamma e a padre non ci avevano lasciato niente, loro sapevano solo fa cose, no? Sapevano fa questo. Allora, un padrone di casa, ogni tanto, io per là e ci dicevo: ma sto bisogno di casa, mi volete papà o no? Se no, vanno già cacciato. Allora, loro avevano solo la statua di Sant'Anna sul Comò, che era la protettrice di Caserta, e quindi a un certo punto abbiamo una cantata. Però si racconta che questi femmine, proprio perché cantavano a Maronna, a Sant'Anna andò in apparizione a questo proprietario di casa, che ci dice: guarda, è inutile che vedo che lì là, che la casa sia amica, quindi sono i casi, non danno a papà, la casa sia amica, quindi tu non ci hai detto più. E lo racconta cantando. Mo te faccio sentire. Ok. Sant'Anna mia, Sant'Anna, e poi ci siete, mamma, sposa di San Gioacchino. Gloriosa Sant'Anna mia, ci ti confuso, ci ti confuso e ci ti aiuta, meno padrone casa e fora ci può cacciare. E subito Sant'Anna, corretta a tuo padrone, e tecca dopo solo, che lì tre figlio. E subito padrone, corretta a tuo figlio, per il figlio son dito, qui niente a chi te li dito. Non te ne mandi sciuno, non ne massa andanna bella, la vicchiarella nostra, che se ci ha da pensare. Per il figlio son dito, qui mentre che è campata, da casa mia morita, e fuori non mi cacciar via. E che te ce dici, Nico? E che te dici? Questa è una canzone che lei, è chiaro che non aveva forza, però era piena di ritmo e di energia. Lei la cantava un po' più a rilento perché non ce la faceva. Però dentro, mentre io l'ascoltavo, già avevo idea di questo ritmo, che poi è un ritmo proprio mediterraneo. Cioè, Sant'Anna mia, Sant'Anna, e voi ci siete, mamma, sposa da San Gioacchino, glorioso Sant'Anna mia. Cioè, quindi dentro la nostra musica, dentro i nostri canti popolari, c'è un'energia forte che appartiene alla nostra terra e appartiene alle nostre origini. Allora, amico, nella nostra cultura e civiltà c'è il mondo, perché sì, da noi, cioè, la nostra cultura, la nostra civiltà, con Napoli che sta sul piedistallo, ecco, io dico tutto il regno, ma soprattutto la terra di lavoro, veramente non è un fenomeno regionale, ma è un fenomeno universale. Nessuna terra al mondo ha una produzione così alta di arte e cultura in vari campi, da quella, sì, popolare a quella da salotto, non c'è da nessuna parte, perché non dimentichiamo che dalle nostre zone nasce pure la grande civiltà, cultura della banda musicale bandistica, quella che nasce a fine 800 soprattutto. Da me E questo che stai dicendo tu lo ritroviamo anche nel lavoro che abbiamo fatto noi di ricerca
E poi dopo ne parliamo. Perché, per esempio, quando andiamo ai paesi che abbiamo, Curti, San Prisco, vicino Caserta, c'erano delle bande musicali che poi accompagnavano anche i famosi Gigi Regal, i Gigi Nolo. Ma pure la Madonna dell'Arco molto ha sostituito. Che cosa successe? Quando ci fu l'Unità d'Italia, si voleva cancellare la civiltà antica, quindi i canti popolari venivano intesi come... Ecco perché c'è stata la cancellazione, venivano intesi come sottosviluppo, come roba di Cafone, quindi roba da cancellare. Non veniva apprezzato. E pensa che Ferdinando IV si fece fare il funerale accompagnato da... A quel tempo morì come Ferdinando I, dalla Tramurriata, Pizzica e Saltarello della Mano. Quindi pensa tu, mentre invece la Neo Italia doveva cancellare il passato. E allora, siccome le processioni venivano fatte soprattutto con canti di musica popolare, si sostituì con le bande perché dovevano portare il San Carlo in tutto il territorio, un concetto un po' massonico. Da noi, per esempio, a Atina, in altre aree di lavoro, forse c'è stato il più grosso compositore di bande che Samuele Pagano, ma poi ci sta Monterotuni, la stessa cosa, ci sta un grosso personaggio, forse il più grande. Come da voi, ci sta quel paese a fianco, vicino a Caserta, che come si chiama? Pignataro. No, c'è un altro paese, mo mi sfugge, dove andai con Carlo Faiello a vedere lo spettacolo, lì vidi che proprio lì c'era la più grossa tradizione bandistica europea. Quindi la terra di lavoro, tutto quello che noi produciamo non è regionale, è universale. E tu prima hai detto Napoli si pigliava i fumi, un po' spolverato, ma che era un problema, non era di Napoli, eravamo noi che avevamo dimenticato queste cose, che ci volevamo emancipare cancellando il passato, lo sai, no? Come riscatto sociale, la musica popolare, la musica di Cafun, la musica di chi era morto da fame, la musica di chi faceva un camorrista, e quindi ci fu una specie di ghettizzazione, di iconoclastasia culturale del nostro mondo. Poi dopo, per fortuna, e la musica popolare, grazie agli NCCP, grazie a Edoardo che li ha portati a Spoleto, è diventato che è ripreso. Teniamo conto che anche questo c'è da dire, che io nella mia ricerca poi, fortunatamente oggi con i mezzi tecnologici abbiamo altri canali che ci permettono di approfondire le nostre conoscenze. Devo dire che già negli anni 50, negli anni 60, se andiamo consideriamo gli archivi che si trovano a Roma, che si trovano a Napoli, vediamo che molto lavoro di recupero già era stato fatto anche prima di De Simone, con Carpitella, Lomax e altri studiosi che hanno sono stati i pionieri in questo, hanno capito che c'era un'importanza fondamentale, che rappresentavano la storia di ogni popolo. Il recupero dei canti e delle forme coreutiche e musicali dei vari territori. Infatti hanno fatto una ricerca a tappeto quasi in tutto il mondo. Però poi dopo, fortunatamente, sono stati ripresi questi studi da altri studiosi, come ripeto, come De Simone ed altri, e ci hanno permesso di conoscere meglio queste realtà che venivano un po' messe da parte. E l'unica cosa che io dico, che bisogna sempre continuare, perché proprio perché è un mondo quasi infinito, questo possiamo dire che non si finisce mai, anche se oggi purtroppo gli anziani sono quasi tutti scomparsi, che appartenevano a quel mondo che oggi non c'è più, questo dobbiamo dire, non c'è più. E allora, non standoci più, iniziamo a mettere fuori tutto quello che c'è stato e che è stato ricercato e che è stato trovato, e non farlo morire, perché questo è stato uno dei motivi per cui noi abbiamo raccolto nel libro. Dico, però sai che cos'è? Dico che secondo me bisogna ricominciare, per esempio, a riparlare la nostra lingua. La nostra lingua non è un dialetto, è lingua madre, perché le terre nasce da noi, sta in Coppa Monte Cassini testi. Avessimo a cominciare a riparlare pure con i nostri figli la lingua nostra. Eh beh sì, perché i dialetti stanno scomparendo pure. No, ma i dialetti, quella è lingua madre, e quindi... Se avesse ricominciato a parlare la lingua nostra, perché mi diceva sempre la mia insegnante di italiano, mi diceva guardate che se voi imparate buono la vostra lingua, imparate bene pure l'italiano. Sì, è un'osservazione giusta, però ci sono persone che possono vederla diversamente. No, purtroppo questo è il problema di tanta gente, i figli di contadini, operai,
che hanno messo la lingua rendo pulita, quindi i loro figli li fanno parlare, soprattutto le mamme, li fanno parlare in italiano, perché se no è cafone, capito? È Beh, tieni conto, io sono anche insegnante a scuola, i ragazzi sì, quasi il dialetto non lo conoscono più, e anche, diciamo, forse nemmeno bene manco l'italiano, perché poi scrivono poco, leggono poco, scrivono poco. È perché non hanno più la loro radice, la loro ancora, le loro tradizioni. Magari ce l'hanno la radice, ma l'hanno sepolta, l'hanno seppellita. E avessero cominciato a parlare, vabbè, comunque questo poi non è che possiamo fare. Io voglio dirti una curiosità, no? Che quando noi poi abbiamo scoperto tutti questi canti e li abbiamo inseriti in questo libro, che secondo me... Che dà il titolo alla trasmissione. Sì, i canti popolari in terra di lavoro, volume 1. Quando abbiamo volume 1 e volume 2, perché abbiamo considerato più aree, no? Quindi volume 1 e volume 2, e questi due volumi raccolgono praticamente tutte le esperienze che hanno fatto i nostri amici. Tra queste cose però c'è una particolarità, che quando, ecco, faccio un esempio, che ne so, di Casetta Vecchia, quando abbiamo trascritto questi canti, la cosa bella è che gli anziani contadini ci dicevano, e lo leggo direttamente qua, allora, l'alba del mattino, questa canzone veniva cantata all'alba dei contadini durante la raccolta dei fagioli. Poi c'erano molti canti a filastrocche, no? Drulana mia, Drulana, molti nonsense, anche per divertirsi. Poi la calandrella, si canta quando si raccoglie il granturco. Poi Urusaria dell'Ottocento, che era tutto in dialetto, ritornando al discorso dei dialetti, no? Cioè si imitavano i sacerdoti quando recitavano gli usari, e loro... Se ti faccio leggere questo rosario, è un rosario tutto popolare. Ce lo puoi recitare? Poi, ce lo puoi recitare quel rosario? No, io tu posso pure cantare, se te lo faccio ascoltare. Rosario che noi cantam, la Maronna la presentam, alla Maronna al nostro Signore, calo cantalo buccato. Al punto della morte, la ci sia costante e forte, ricordata da Maria, o Maria benigno mio. Salutata Sant'Antonio, tena in braccio di suo bambino, sai in cielo cantando e gloria, salutata Sant'Antonio. Cioè, alla fine, il testo era, diciamo, quasi inventato su una storia magari ascoltata in chiesa, o una storia raccontata dalle donne anziane. È musica popolare, no? È tutta creatività. Sì, tutta creatività, però era legato sempre a quello che veniva appreso in chiesa. No, quello che volevo sottolineare ancora, per esempio, poi c'è un'altra canzone, Amma mangiata, quando si mette il grano. Brucculille foglie, si canta mentre si batte il grano. Per esempio, questa te la posso far sentire? Sì, faccio sentire. Questa te la faccio sentire, per esempio, fa Brucculille foglie. Brucculille foglie, prova d'amare, targa non te voglie, iaga non te voglie, casi giugatore, te giugate l'isola e le scarpe. Erano queste cadenze che accompagnavano appunto il ritmo del battere il grano, e praticamente erano legate ai movimenti anche del corpo, che dovevano quasi accompagnare, no, questo battere, e sentita. E anche questo, ritornando al discorso dell'esperto Ciro De Rosa di Napoli, il nostro amico, che diceva: scusate, ma perché non raccogliete la vostra tradizione? E perché non la mettete fuori? Allora io dicevo, addirittura lui diceva, ma è inutile riproporre sempre Adamur. Può darsi pure che Adamur non la usavano, che non la tenevano, un sudamburo. Allora che tenevano? Tenevano un vavil, cioè tenevano in mazza, come facevano i bottari, no? I bottari di macerata. Tenevano in mazza mano, che ci battevano. E quella era musica. Allora, brucculille foglie, dum, dum, dum. Brucculille foglie, dum, 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 dum,
accompagnato. E poi da qui, per esempio, io deduco che c'era anche il ritmo base di tutte le tarantelle. Ta, 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 Sì, ma la tarantella nasce tutto dalla tarantella. sì, quindi alla fine, e poi chiudo il discorso, brucoli le foglie mentre si batte il grano. È fatta notte quando si fa il granone e va a piscare, si canta quando si fa la vendemmia. Poi abbiamo a traditore, si cantava quando si metteva il fieno, poi all'acqua all'acqua si cantava quando si faceva il grano. Allora io dico, no, ritornando sempre alla riproposta di questi giovani che fanno il canto popolare, le tradizioni popolari, non esiste solo questa benedetta tamurriata. Questa tamurriata sì esiste, che poi è stata coniata da De Simone, questo termine, ma è un ballo in coppa tamburo. È nata cosa? Cioè, cerchiamo di non fare le cose di Nocera o del Salernitano e le facciamo a casetta. Si può anche fare, ma non è la tradizione nostra. Non so se ho reso l'idea di quello che Ma voglio dire. la terra di lavoro, la Murriana, non la te, la te, forse la zona di Nola, Cicciano, là solo la te, o No, la terra di lavoro ce l'ha il no? ballo in E coppa dov'è? tamburo. Qual è la zona della terra di Le lavoro di zone, Murriana? le ultime zone che fanno il ballo in coppa tamburo sono quelle di Villa di Briano, Sì, Marcianise, sì. Maddaloni e a zona Domiziana. Basta! Secondo Augusto Ferraiolo, che è un altro La zona antropologo, domiziana quale, scusa? come? La zona domiziana quale? La zona La zona domiziana è bassa. Domiziana, significa nell'area Domiziana, partendo da Villa di Sesto. Briano e andando nella zona Versana verso il Ah, mare, ecco. Perché quindi verso Castel Volturno. Perché a zona là. Sesta c'è la tradizione della ballarella. Bravo. Beh, allora, se noi conosciamo già queste La piccole zona mia cose, ballarella è più a nord anche la saltarella. sì, ma sicuramente c'era anche una forma di canto e di ballo simile o ballo in coppa tamburo, perché le amiche che cantano, che fanno recupero, che mi hanno dato una mano nel libro della zona di Sessa, Chi è le figure fresche? le Figu Fresca, per esempio, le Figu Fresca hanno fatto un ottimo lavoro e si evince anche da lì che c'erano delle forme di canto a mo' di tarantella o di ballarella o anche di tamburriata, ma non era proprio una vera e propria tamburriata come la Pensa fanno a noi, che mi ricetta assata, mi capito? Maura che ha un ballo che loro hanno recuperato, un canto hanno recuperato, avevano dedotto che arrivava da Ponte Corvo, che se c'erano scambi per i mercati, capito? Si Beh, facevano gli scambi ma per i mercati. questo lo posso accettare, ma non è che noi facciamo tutto quanto la stessa tamburriata, tutto No, quanto, no. capisci? Allora, se andiamo che ti posso dire, nella zona del Matese, non c'è stata, non esiste proprio questa No, tamburriata. là, pure là ci sta Ballarella. Noi abbiamo recuperato con Perfetto. Marinella Morato, abbiamo recuperato la Ballarella di Sant'Angelo da Lifa, la conosci? Sì, ma ci stanno talmente tante ballarelle in quella zona. Ma c'è una forma di, per esempio, se vogliamo prendere anche Pietramelara, no? Pietramelara. Pietramelara c'ha tutte queste canzoncine che sono tutte simili, diciamo, hanno un ritmo più o meno uguale, ma a mo' di ballarella, ballarella. Oppure se andiamo più su verso l'alta terra di lavoro, anche il saltarello troviamo, anche il saltarello, che poi erano tutte Sì, forme particolari della tarantella. Hai capito? saprella più abruzzese, il nord della terra di lavoro, che poi Allora, si Amatrice, che perché Amatrice era regno di Napoli, non lo scordiamo. sì, allora io voglio dire, non è che ci dobbiamo dire no, a ballarelle amici, a saltarelle o mi, o ad ammurriate amici, e questo sono d'accordo, però che dobbiamo riproporre sempre ad ammurriate Nocerino Sarnese o dobbiamo riproporre ad ammurriate Sommese. Ma sai che cos'è, Nico? Che è un mondo a musica popolare molto legato al ballo. Quindi, siccome la gente vuole ballare, fanno sentire ballare quella Che sapeva fare? no, quella che vuole ballare. E quindi, molte volte tu rischi. Io ci ho parlato con alcuni di questi gruppi popolari. Dice, sì, io non ho fatto, ma la musica d'ascolto non tutti la vogliono ascoltare perché molti di questi canti comunque si possono solo ascoltare. E a quel punto loro hanno fatto la murriata Sì, però perdonami, Salvato, io ho a che fare anche con degli studiosi, diciamo, ma 100.000 volte più preparati di me.
Gianni Cugliotto, Cusfrey. Allora io non dico che non devono fare questo, anzi, ma tu c'hai ragione, ti sto dando una loro giustificazione, ma io sono d'accordo con te, figurati. Cioè io dico facciamolo pure, ma andiamo oltre, questo è il discorso. Ecco perché il motivo della produzione del libro, cioè può servire per confrontarsi su quello che uno fa, capisci? E questa conoscenza ci permette di vivere anche questa musica uguale, bellissima, in modo diverso. Senti, dimmi una cosa, mi hai detto prima vecchiarella che tu hai curato, ti è nato personaggio particolare che ti viene in mente mo, che ti ha accompagnato in questo personaggi particolari che... personaggi particolari ce ne ho tantissimi, come però per una esempio... che ti viene in mente. Forse ti dice a macellare un'altra donna che io gli facevo la terapia. Ma quella chitarra battente le fai tu o le compri? No, questa è una chitarra battente, io me ne sono innamorato perché la usava Zammarelli, che è un mio carissimo amico, che la usava perché la fece produrre in Calabria. Faccela vedere, va bene. Lui rappresenta il Cilento nella sua storia. Parecchie chitarre battenti. Io mi innamorai di questa qua calabrese e me la sono fatta fare uguale. Faccela vedere. Eccola, me la sono fatta fare uguale. È bellissima. Questa è bellissima, è una chitarra meravigliosa. E poi è abbastanza grossa, quindi il suono, la cassa è abbastanza grossa. Già il suono è meraviglioso. All'acqua, all'acqua lì, in fondo nella, a noce d'aria lì, nella questo è un canto un po' a distesa che veniva fatto con l'accompagnamento di una chitarra battente che non è proprio tipica di Terra di Lavoro, però nell'alta Terra di Lavoro ci sono delle tracce, cioè di una chitarra simile che è tipica proprio della nostra terra, tipica della nostra terra del sud Italia, però non possiamo dire solo di averla trovata nel Cilento o del regno, perfetto. Quindi diciamo che questa chitarra è un'altra, diciamo, uno strumento che ci caratterizza a noi del sud Italia, perché poi la troviamo nel Gargano, la troviamo... E quella arrivarono con gli spagnoli, no? Sì, e questo, diciamo, dovremmo approfondire, perché io poi lo studio preciso, questa alcuni la differenziavano dalla chitarra francese, perché se andiamo nel Gargano c'era la chitarra battente e la chitarra francese. La chitarra francese è quella che conosciamo tutti. Invece la chitarra battente era tipica proprio nostra, del sud Italia. Ma viene dalla Spagna però. Viene dalla Spagna, ma può darsi pure che viene dai paesi arabi, non lo sappiamo perché questa... Sì, sicuramente, ma la Spagna comunque ha avuto gli arabi fino al 1400. E perciò dicevo, alla fine, quello precedente a questa, c'erano l'ud arabo, che era uno strumento tra l'egiziano, il turco, il libanese, che praticamente ha dato le origini poi alle nostre chitarre. Quindi non è che possiamo poi dire che è tutto nostro, ma noi, essendo nel centro del Mediterraneo, sicuramente abbiamo raccolto tutto quello che c'era di bello tra i vari popoli che ci hanno sovvenuti da noi e ci hanno pure conquistato, del resto ci hanno anche invaso, perché sia spagnoli sia arabi. No, attenzione, questo però lo facciamo in altro tempo, non è né invasa né conquistata, questa è un'altra storia, non è così, lo facciamo dire agli storici, lo facciamo. No, io mi occupo, noi facciamo soprattutto storia, non era né invasa né, noi avevamo il nostro regno autonomo e tutti venivano qua perché
qua c'era la ricchezza. Infatti noi non abbiamo mai avuto emigranti, i nostri emigranti sono nati dopo il 1860, ma non è una questione di invasione, prima il mondo funzionava con regni, con re. Infatti per esempio la dinastia quella inglese era Windsor, che venivano dall'Olanda, non c'entra niente proprio però la struttura amministrativa del nostro regno, iniziata con il Normanno e finita con Francesco II, è sempre stata quella là. Poi cambiavano le case regnanti, ma non era conquista, erano che cambiavano, perché è un discorso un po' più complesso. Bisogna analizzare il passato con la mente di oggi. Quindi, e anche in questo caso, come dicevo prima, bisogna approfondire e conoscere le cose. Questo è quello che c'era che conquistare. Non già conquistare nessuno, perché non avevamo bisogno di conquistare nessuno, perché tutti arrivavano qua e si fermavano. Perché erano affascinati sicuramente dalla bellezza. Ma no, perché fin dall'antichità i popoli emigranti, quelli che erano nomadi, arrivavano qui e diventavano stanziali, perché qui c'era tutto: sole, mare, vulcano e acqua, e quindi qua si stava in paradiso. Devi calcolare una cosa, Nico, che prima i bisogni primari, che era quello del mangiare, era una cosa tosta, e qua si mangiava, gli altri posti no, e quindi quando arrivavano qua si mangiava. Cioè, oggi noi pensiamo, ma il cibo per noi è diventato un bisogno terziario, quindi, però prima era primario. Cioè qui prima, quando capitava una carestia, erano dolore e panza, veramente. Certo. Però da noi le carestie arrivavano per ultimo e se andavano per prima, invece gli altri posti facevano veramente la fame. Ecco perché noi non siamo un popolo di guerrafondai, perché non avevamo bisogno di andare a invadere gli altri. Questo è l'unico motivo. Certo. E quindi dimmi una cosa, dico, poi alla fine ci chiudi un pezzo con un'altra chitarra quando finiamo tutto. Senti, ma c'è un lavoro musicale, un CD legato a questo testo? Allora, il discorso che abbiamo fatto noi poi era quello di almeno poi di lasciare un po' della nostra storia. Noi in questo CD che abbiamo prodotto, che vede il sole, c'è la Tamura al posto del sole, che c'è la Tamura che illumina, cioè nel senso che le nostre tradizioni ci illuminano, e il gruppo si chiama Taranterre, terre della tarantella e della tamurriata e di tutte le forme di tarantella, e abbiamo deciso di mettere insieme i brani che poi abbiamo raccolto e abbiamo un po' riarrangiato, perché poi del resto non siamo portatori sani di tradizioni, abbiamo cercato di metterci un po' del nostro. Ma i brani non li contiene tutti, per quello che ho potuto capire, due volumi, cioè sono tanti. No, questo contiene una parte, ma proprio una minimissima parte di quello che noi abbiamo selezionato, perché il tutto parte, e questa è un'altra caratteristica della tradizione popolare, il tutto parte dalle ninne nanne, cioè che cos'è la canzone popolare? La canzone popolare segue la storia dell'uomo, cioè nasce, che canto c'è? Aninanà, perché fa l'urmì, lo doveva tranquillizzare, eccetera. Poi che ci stanno? Ci stanno i canti di lavoro, perché deve lavorare, deve produrre. Poi ci stanno anche i canti di spottò, perché è un primo approccio tra i vari lavoratori, cioè per scherzare, ma anche per passare notizie. Quindi un canto anche di raccontare la storia. Poi che ci sta? Ci sto ugando d'amore, è chiaro che io sono innamorato, vado a cantare per amore, ma ci sta pure ugando di sofferenza, perché nella vita non ci sta solo amore e gioia, ma ci sta pure la sofferenza, e quindi ci sono i canti. Poi ci stanno i canti per intrattenere, i canti per divertirsi nei cortili, e sono quelli enumerativi, fino ad arrivare poi alla forma più, diciamo, legata alla fine della storia dell'uomo, che è il canto che accompagnava anche la fine della vita. E guarda caso, nelle nostre tradizioni, anche la Damurra, che accompagnava un po' tutti i tipi di canto, la Damurra si accompagnava pure un morto, praticamente, pure quando si era... Sì, sì, sì. Ferdinando si faceva accompagnare con il canto popolare. Fu una cosa grossa, credo che... La civiltà del lutto l'abbia spiegata benissimo, adesso non si fa, l'abbia spiegata benissimo Franco Cassano nel Pensiero Meridiano. Sì. Gli ha dato un significato antropologico eccezionale in quel testo, sia sul dono e sia sul vivere il lutto. Infatti da noi la tradizione voleva che per noi la morte non era la morte, ma era l'inizio della vita. Perfetto. Quindi spesso,
e spesso quindi si accompagnava con canti, balla, si mangiava, si beveva. Sì, e... no, ma a me fa piacere che stiamo veramente condividendo delle cose che viviamo entrambi. Cioè, alla fine, ritornando all'inizio del nostro discorso, quando Aricchiarella mi diceva, voglio, queste sono cose serie, io allora ho capito che sono veramente cose serie, cioè appartengono alla nostra storia. Perché tu lo stavi sfottendo, mentre lei te voleva far capire, poteva pazziare e ridere in coppa a queste cose, ma ci ha da dentro tu, se non ci entri dentro non può pazziare. Sì, no, non puoi capire, non puoi capire. Se capisci, pazziamo insieme. Sì. E tu invece, lei dall'esterno l'aveva visto come un ospite che si è sfuttendo a esse, capite? Sì, e poi un'altra cosa, la forma identitaria, che ripeto ancora, che sposo con te pienamente, quando tu mi dici l'altra della Leone, noi siamo regno, che sia... Allora, lei diceva, sì, mucevo, appartenga a San Marco, quando i vecchi tornavano e mi raccontavano cose, io le ho fatte mie, allora io appartengo a quell'identità e a quel popolo. Ma io, se non conosco niente, non so quello che sono a fare e non partecipo alla loro vita, non posso mai capire, capito? Questo è il senso fondamentale, infatti, del messaggio. Infatti, dico, la nostra civiltà non ha mai vissuto di tolleranza, di inclusione, che sono due termini che sono positivisti e razzisti. Quando sento la parola io ti sto, tolleranza e inclusione, per me sono termini di una brutalità e di una violenza inaudita. Noi abbiamo sempre vissuto la civiltà dell'accoglienza e della convivenza. E quindi alla fine... Noi non abbiamo mai... Non abbiamo mai avuto bisogno di includere e di tollerare nessuno, perché chi veniva in pace lo accoglievamo e convivevamo con lui, ed era un interscambio continuo. Ecco perché la nostra civiltà, la nostra cultura... Ma no, anche questo volevo dire, perfetto, anche nella nostra diversità, perciò ritorno sempre a dire lo stesso discorso, cioè il cilentano che è ricco di tradizione e il casertano o la terra di lavoro è ricco di tradizione, si devono incontrare. Ma si devono incontrare nella consapevolezza di uno scambio culturale sano, ma è sempre di reciproca accoglienza, di reciproca accoglienza. E lo è stato nella storia, perché è sempre stato il canto alla cilentana, che viene fatto in tutta la Campania, e che si dice il canto alla carrettiera, perché chi le venivano i carri a venire a roba qua, e poi i nostri venivano a venire a roba là. E c'era questo scambio culturale, c'era anche uno scambio culturale, ma anche di tipo musicale, canoro, coreutico, capito? Allora io accetto che tu mi vieni a ballare a Murriata di Nocera o di Somma Vesuviana a Caserta, però che tu abbia la consapevolezza che l'identità di Caserta, ritornando sempre all'esperto di musica Ciro De Rosa, che diceva, però tu devi sapere che a Dotè ci stanno i bottare, che a Dotè si facevo un canto di ritò, che a Dotè si facevo un ballo di carnevale, che a Dotè si facevo un canto di Santo Silvestre in una maniera che è diversa da quello che si faceva a Nocera. Ma non perché siamo diversi e io sono meglio e tu sei peggio, perché c'è un'identità a cui sai di appartenere. Questa. La diversità è una ricchezza, e quindi è l'interscambiabilità, che poi questa avveniva pure col cibo, no? Pure col cibo avveniva, non soltanto con la musica. Però noi, ti ripeto, noi accoglienza e convivenza, e quindi c'era un arricchimento reciproco. Ti faccio un esempio molto semplice. Le ballarelle, pare che sono state trasferite erano i carbonari che passavano tutti gli Appennini, no? Io ho sentito un po' le ballarelle calabresi fino a quelle dalle mie parti, da tutto quanto, quindi del Sannio, della Villinese, del Matese. Sembra che si somiglino tutto quanto, però hanno delle sfumature diverse, perché sono le sfumature fanno parte della loro radice, della loro identità. E questo io dico, la bellezza di queste sfumature le dobbiamo sottolineare e contraddistinguere. Perché? Perché ci rendono diversi, ma nello stesso tempo ci uniscono. Questo perfetto. Sembra una frase fatta, ma è così. È così. Ma poi un'altra cosa ho notato, tu l'altra volta, prima quando stavi parlando, che se cantavano e facevano, secondo me oggi il mondo è anche più triste, sai perché? Perché la gente non canta più, prima si cantava, e quando canti, mentre fatichi e fai, quando canti stai meglio, la gente non canta più. No, forse quello che si canta è un qualcosa che non
ti appartiene troppo, hai capito? Io ho delle esperienze dei miei pazienti, perché mentre tu fai, io avendo apparecchi acustici, quindi ho molte persone anziane che cantavano e ballavano, dice che loro adesso non cantano e ballano più perché le nipoti, i nipoti, soprattutto le femmine nipoti, le figlie, ma soprattutto i nipoti, mi hanno detto di non cantare perché è cafone. Hai capito? Poi io essendo un cattolico cristiano praticante, perché suono anche in chiesa, io ti dico che c'è anche una specie di allontanamento da quella che è l'abitudine alla parrocchia, l'abitudine allo stare insieme così come ci hanno insegnato, perché non dimentichiamo che l'uomo da solo non è niente e quindi ha bisogno di un intreccio con la divinità. O di cercare di trovare dentro di sé una storia. L'uomo senza Dio non ce la fa. Non ce la fa, non ce la fa. E ti dico la verità, io penso e sono pienamente convinto che la bellezza di queste nostre tradizioni popolari, di questi canti, sono belli proprio perché c'era un senso di divino. Infatti, Sì, non ma a caso, dico solo questo, non a caso, c'è la cosiddetta teofonia nella Tamurriata. Nel ballo della Tamburiata, nel ballo Ngoppo Tambur, c'è la cosiddetta teofonia, mi è rimasta impressa questa cosa, cioè quando loro fanno la mutata, quando si intrecciano, lì è il momento divino, che poi lo vogliamo simboleggiare nell'amore, nell'accoppiamento, eccetera, ma è il momento divino dove il Dio si manifesta sull'uomo, cioè che la mutata, che tutto facimma, ma che è sta cosa? È la teofonia, già dall'antica Grecia veniva interpretata così, cioè il momento in cui tu giri, giri, sei nel massimo del godimento, del piacere, perché sei in contatto con Dio. Cioè, mi dici un poco i canzoni oggi, la teofonia, con tutto il bene e il rispetto che c'è verso questa formazione della canzone popolare italiana, la canzone di Sanremo, qualsiasi altra, il rap, tutto quello che vogliamo, ma perdono di sostanza, perdono di energia positiva, o perlomeno Dico, energia un poco svalutata, ecco che sì. io ho fatto un editoriale, l'ho scritto tempo fa, lo devo recuperare e te lo mando. Io ho fatto un attacco perché per fortuna, ma anche per sfortuna, recupera musica popolare, è anche stato recuperato un po' dagli atei radical chic di sinistra, che gli hanno voluto dare un senso di lotta di classe che non c'azzecca proprio niente. Quindi quando tu hai abbandonato il trascendente, la musica popolare muore. Sì. Gli puoi fare la. Io infatti me ne accorgo quando sento cantare i canti sacri nostri, chi è cattolico e chi no. Lo sente proprio un corpo quando cantano. Quindi il recupero del trascendente è fondamentale. Io poi ti mando quell'articolo e senti, dico una cosa ti volevo dire perché siamo verso la fine, poi ci dovrai fare un pezzo finale con quella chitarra battente perché ci hai, come dire, incantato e quindi dopo poi. Ti voglio dire due cose. Primo, quando vieni dalle mie parti, se senti qualcuno che ti dice io vengo dalla ciociaria, non ci parla perché non ha nulla da dire, perché è il nulla mischiato col niente. Lui va solo a pressa o marketing perché non c'è nulla di tradizionale. Quindi, E quindi le socie esistono o non esistono? attenzione, attenzione. Ah no, attenzione, Nico, scusami. I ciociari e le ciociare sono sempre esistite. Da Bologna fino a Reggio Calabria, io sono andato a Medjugorje in bicicletta, li ho trovati i contadini con le cioce alle montagne bosniache e croate. Quindi non è, cioce, per esempio, in Abruzzo chiamavano i ciociari quelli che venivano dal Molise. Quindi è il territorio della ciociaria che non esiste. Noi eravamo terra di lavoro fino a Sore, a Fondi, e poi iniziava Campagna e Marittima, provincia di Roma, quindi non c'entrava proprio niente. Infatti, Monte San Giovanni Campano voleva significare Monte San Giovanni Campanino rispetto a Monte San Giovanni nelle Marche. Quindi la ciociaria è stata un'invenzione del fascismo, è diventata un'operazione di marketing che alla fine l'ha sviluppata Moravia perché ha messo in romanzo la ciociaria invece di mettere la romana come era prestabilita. E poi è stata Sofia Loren che ha fatto diventare il simbolo dei migranti. Ma se no, cioè non esiste. E poi ci stanno sordo, ci sono i fidanzamenti che arrivano quando c'è il nome ciociaria, capito? Ma di tradizione e di cultura non c'è nulla, nulla. Quindi quando senti che qualcuno dice venga dalla ciociaria, pigli il tuo caffè, fatti una partita a scopa, ma lascia vedere che quello che ti dice non è vero nulla, non ha nessuna tradizione d'identità. Tutto qua. E per il resto volevo ringraziarti.
perché qua dovevamo durare 3 ore per tutto quello che avete fatto, per quello che state facendo. Però spero che i nostri spettatori è arrivato in quest'ora a quello che voi fate e dovete ancora fare, a quello che avete fatto. Perché avete fatto un'opera importante, veramente importante, e che diventa, come ti posso dire, la stella cometa della nostra tradizione e identità. Perché è vero che non si parla più la nostra lingua laborina nei nostri territori, però quel testo, quella raccolta che avete fatto è veramente incredibile. Non è da poco quello che avete fatto, soprattutto fatto per passione, quindi ci avete solo rimesso soldi e basta. Sì, questa è verità perché le istituzioni non sono poco attente, però No, ma la sapevo, sì. noi veramente lo facciamo perché lo vogliamo lasciare agli altri come modesta forma di raccolta, non lo so, può essere solo un punto di riferimento molto semplice. Spero solo soltanto che riuscite a trasformare in musica tutto quello che avete scritto, non soltanto quel piccolo CD che hai fatto vedere. No, è. Ma quello qua ci vorrebbero anni per poter mettere in musica. Una cosa è certa, se il Comune di Caserta, nella persona di un collaboratore del libro, che è Augusto Forajolo, vuole creare un archivio sonoro, ma anche di foto, perché anche le foto sono importanti, noi ci siamo resi disponibili. Speriamo che si possa attuare questa cosa. E un'ultima cosa, anche un altro grande amico che mi sta veramente aiutando, che è Vincenzo Capuano, che Ci abbiamo fatto la trasmissione con Vincenzo, lo sai, tu, sì, lo amico, so, infatti perciò lo è voglio citare, 82. perché Vincenzo Capuano è stato un punto di riferimento forte per me. Se È riusciamo anche a creare Vincenzo è un una piazza, grande, mi accomuno al tuo saluto a Vincenzo. e se riusciamo a creare una piattaforma nostra, che poi potrebbe essere anche inserita nelle piattaforme istituzionali, e che ci permette poi di mettere tutto questo materiale che per curiosità, per studio, per farlo sentire ai ragazzi, per farlo sentire a tutti, in modo tale che si allarga la cultura, che non è solo che le televisioni, Rai 1, Rai 2, No, Canale 5, per ma è carità, sì. anche. Quella non è cultura, fidati, lascia No, perdere. vabbè, Ma io non sono abituato a criticare, a me non me ne frega, però io non sto criticando. quello che è importante è che debbano dare spazio anche a chi No, vuole dire altre cose, insomma, cioè uno vuole pure parlare di cultura, ma parlare di cultura, io non sto confrontarlo, sì. parlando. Io non sto criticando, una cosa la melannurca, una cosa un broccolo, la melannurca una cosa, un broccolo un'altra cosa, quindi tutto qua. Quindi quelli faranno un'altra cosa, ma non cultura, quindi non è che mi interessa, ma noi qua non ce ne fotte niente, non quello, diciamo, quello che ci viene in mente diciamo, Nico, non ce ne importa proprio Sì, niente. ma io Il problema è. ti posso solo dire che veramente tutto è nato perché ci piace. Ecco, questo è. Lo so, ma innanzitutto voi avete in mente di lasciare un patrimonio immateriale, poi ognuno ne fa l'utilizzo che vuole, intanto l'avete Sì, fatto. anche perché se te lo tieni nascosto, a che serve? A niente. No, è un mantra che ripeto sempre, agito pure da Lello, Lello, quello che trattieni per te lo perdi per sempre, quello che dai agli altri lo trattieni invece per sempre, quindi donare l'arte più bella, non ci sta nulla da dire. E, senti, ma mo come ce l'asci? Ci fai sentire che cosa gusta la chitarra? Allora, io quella con la chitarra ti posso far sentire una di questi balli che si facevano proprio a Carnevale, Madonna, che è stato poi oggetto di studio anche di Roberto De Simone nel libro Carnevale si chiama Vicenza, che qua potremmo aprire una trasmissione solo sul Carnevale, perché il Carnevale intera di lavoro ha delle sfaccettature, delle tradizioni bellissime, ma veramente tantissimo. Per esempio, una cosa molto bella che abbiamo sempre sottolineato è questa rivalsa del popolo subalterno sui padroni, che avveniva proprio nel periodo di Carnevale, e in questa canzone Ma tu lo sai pure perché avveniva questo fatto? Perché c'è sempre stato, durante il periodo di carnevale, mo lo spiego pure io, anche un problema di riproduttivo, i poveri si vestivano dei padroni, i padroni si vestivano da poveri, quindi si scambiavano i ruoli, ma anche per un motivo. questo scambio di ruoli, sì. Molte volte, soprattutto la parte maschile, quindi un po' sessista, pure per femmine non potevano tenere un marito importante che però non riusciva, e si faceva pure per se scagnare la nascita, capito? È chiaro, sì. E quindi,
C'era questa, che poi dà la caratteristica anche alla musicalità popolare, cioè l'ambiguità. Alle volte il modo minore si confondeva col modo maggiore, non si capiva se che la canzone era minore o maggiore. Questo, molte volte se scagnavano i rapporti riproduttivi, e quindi. Ma qui abbiamo anche altri riferimenti del mondo greco, no? Abbiamo riferimenti del mondo romano. Alla fine, che la terra di lavoro era anche terra delle Atellane. Era prima ancora nato un capitolo. Se non finisce più. Sì. Poi facciamo un'altra puntata su queste cose. Che, come hai visto, allora questa qui era il ballo un coppo o d'amour che chiamavano Eluso. Eluso che le aia brutti. Eluso che le aia brutti. E la vecchia ruffia si è impignata a qualcuna. Chi mi ci ha fa vedere, ci ha detto in mano. Si voga i dometti, voto metta, lo guarda una ciarena, lo buffone. Bravo, questa è una canzone di carnevale che veniva chiaramente fatta a mo di tamburriata, ballo un coppo d'ambur, si suonava niente. Nico, spero che sia stato bene con noi. No, io sono contentissimo, perché quando c'è la possibilità di poter trasferire queste informazioni, per me significa fare anche del bene, e mi piace dare più che ricevere, mi piace dare, perché quello che riesco ad avere come informazioni importanti che servono per la nostra vita, ripeto, tornando a Filomena Sgadù, cioè mi ha aperto la mente rispetto a prima, che potevo avere una forma di presunzione di essere superiore o di capire tutto, ma io non capisco niente. Cioè, mettiamoci in gioco. Avevi un approccio da piccolo borghese. Sì, certo, bravo. Allora, apriamo la nostra mente, apriamo la nostra capacità di ragionare e vediamo che forse il mondo ci comparirà diversamente. Questo è il senso. Nico, sono perfettamente d'accordo. Io mentre mi stavi facendo l'ultimo pezzo, ti stavo caricando che ti mando due regali molto particolari che non faccio a tanti. Meriti quello che ti sto mandando. E poi mi chiamerai e ti spiegherò che cos'è. Credo che ti potrà essere molto utile. Ti ringrazio. Io spero di poterti ospitare altre volte per parlare anche dell'antichità, di altre soluzioni della nostra terra, perché la nostra terra, ti ripeto, la terra di lavoro è la provincia più antica d'Europa, però come vedi, per quanto possa essere piccola, ma anche molto grande, perché a distanza di una montagna o di 5 chilometri, tradizioni e civiltà completamente diverse. Sì, questo potrebbe essere motivo di una trasmissione, nel senso di parlare di tanti aspetti delle varie zone della terra di lavoro, perché veramente ci sta a parlare, ci sta a ricevere tantissimo. No, ma non finisci più, perché poi dopo tutto rimane sotto all'ombra del Vesuvio. Un'altra cosa che mi hai fatto ricordare parlando, ci sono i cosiddetti, ecco, per esempio, una cosa molto caratteristica che potrebbe essere un argomento da trattare è il tarantismo in terra di lavoro, perché c'è stato proprio nella zona tua, Sessa Aurunca,
ci stanno diciamo dei ritrovamenti di fenomeni di tarantismo nella zona di Sesto Lungo, che visto che se ne è parlato tanto in Puglia di questi fenomeni del tarantismo, no? Questo periodo in cui veniva non sono sorpreso da questo, perché ti ripeto, vicino a Sesto Lungo c'è la zona che li divide un fiume, Suglio, il Garigliano, tra l'altro quella zona lì dove c'è molto Grecia presente, per esempio a casa di mio padre, la forma di Suglio, no? Dove stavano proprio la cura, hai capito? Cioè proprio loro quando parlano, non parlano, cantano la catena greca, quindi quello che mi dici non mi sorprende. Purtroppo poi ci sta anche un altro problema, Nico, che non dobbiamo dimenticare. Noi siamo stati devastati dalla novità d'Italia per tante cose, ma la piaga più grossa, oltre alla, c'è stata la trasformazione antropologica, che abbiamo avuto un macello di emigranti, e si sono portati dietro anche la memoria, e chi rimaneva è, non dico che era diventato uno sconfitto, non dico che era un perdente, però quasi, perché poi tendeva a cancellare tutto per cercare di essere accettato dai nuovi padroni, quindi la sindrome di Kunta Kinte. Quindi non è una cosa semplice questa operazione, ma sai quante cose si sono portate dietro questi qua? Uff, che manco di immagini. Niente, Nico, a me ha fatto veramente tanto piacere averti ospitato. Grazie a Lello ti ho conosciuto, Lello mi diceva, anche Vincenzo, salutiamo insieme, Lello, Vincenzo. Che... Sì, Lello hanno tutti collaborato per il libro. E quindi... No, e quindi sono stato anche a trovarlo un poco tempo fa a casa. E veramente mi ha fatto piacere averti conosciuto. Spero di venire a sentire presto qualche vostro concerto. Va bene. Io ti ringrazio caldamente a nome di tutti i nostri spettatori e ci decideremo come al solito. Dovevamo fare una scaletta, ma alla fine una chiacchierata. Abbiamo parlato di tutt'altro, abbiamo mescolato gli argomenti, chi prima, chi dopo, come sempre. Ma d'altronde, questo è lo spirito di queste trasmissioni. Veramente ti abbraccio di cuore e che la Maronna ci accompagni a tutto quanto. Va benissimo. E poi per me vi vorrei, però viva le Madonne e viva Dio. Vai, lui. È una terzinata, vai. E poi c'hai i passi della pastorale, vedi? Saltarello, tipo... Però è unico, no, è particolare, vedi? Tre passi avanti, tre passi dietro, però... Poi c'è questo atteggiamento qua, che... Ma questo è... Bravi, Mandola!